Celebrare l'Eucaristia, carissimi fratelli e sorelle, non è semplicemente celebrare un rito, non è celebrare un devoto ricordo, ma fare il memoriale di quell'amore che amò i suoi sino alla fine, cioè fino alla pienezza, fino a dare totalmente se stesso. Un amore estremo, duraturo e perseverante, che Gesù vive e testimonia proprio nella notte buia del tradimento di Giuda e del rinnegamento di Pietro. In quella notte Gesù ama Pietro e Giuda con lo stesso amore con cui ama Giacomo e Giovanni, con le loro ambizioni di potere, con lo stesso amore con cui ama Tommaso, il discepolo del dubbio e dell'inquietudine. Li ama tutti con la stessa tenerezza con cui ama il discepolo amato. In quel cenacolo Gesù ama anche noi, con i nostri limiti, le nostre fragilità, le nostre contraddizioni e le nostre infedeltà. Proprio nella notte in cui veniva tradito, ingiustamente condannato e consegnato per essere crocifisso, Gesù ci consegna se stesso nell'Eucaristia, sacramento del suo amore, e istituisce il sacerdozio ministeriale che perpetuerà nei secoli il dono della sua stessa vita per la nostra salvezza. Gesù d'ora in poi continuerà ad essere presente sull'altare ogni volta che un sacerdote celebrerà la Santa Messa. Continuerà ad agire, a parlare, a guarire e a immolarsi per mezzo dei suoi sacerdoti. Stasera, carissimi fratelli e sorelle, dobbiamo pregare intensamente per i nostri sacerdoti, per la loro santificazione, perché siano sempre all'altezza della missione loro affidata da Gesù. Ma dobbiamo pregare anche perché il Signore susciti tante sante vocazioni tra i giovani delle nostre comunità cristiane. La mancanza di sacerdoti e di sacerdoti santi è la sciagura più grande che possa capitare nella vita di una comunità. Lasciate un paese senza sacerdoti per 20 anni, diceva il santo curato d'Ars, e alla fine la gente finirà con l'adorare le bestie.